Ciao amici di Contrasto TV, siamo qui perché c'è una nuova Miss, una Miss che è stata già incoronata in altri eventi, in altri concorsi di bellezza, ma è Miss Trans Europa, la nostra bellissima Patrizia Iulio, eccola qui signore e signori, un saluto, come fanno le Miss. Ecco, ha vinto Miss Trans Critica 2017, la critica perché critica? Nel senso di giornalistica, web, insomma quella più cliccata, quella più sotto i riflettori, quella più attuale, più al momento, quella dove la gente si incuriosisce sulla sua vita privata, sui suoi gossip, perché questa grande bellezza transessuale è un po' la, diciamo, la nostra sosia italiana di Amy Winehouse, vero? Buongiorno, meraviglia, auguri, complimenti. Grazie, grazie, grazie a tutti. Sono emozionata a essere qui con Contrasto TV, un bacio. E sempre emozionata su ogni concorso che io faccio ogni anno. Quest'anno sono stata chiamata da Stefania Zambrano per partecipare di nuovo a questo bellissimo concorso. Chi è questa Patrizia Iulio? E No, questa non toglietela perché è bella, perché lei è sempre così. Lei è di una... Napoli è così alla fine, piena di emozione, piena di risata. Lei secondo me anche quando avrà qualche sfiga riderà sempre. Tipo lì si buca le ruote della macchina in tangenziale, lei ride. E tu hai avuto un precedente come attrice. Raccontaci un po' della tua vita cinematografica, perché tu hai vinto Miss Cinema l'anno scorso, sempre Miss Trans Europa. E dall'anno scorso ho vinto la fascia Miss Cinema e sono stata chiamata da un produttore che attualmente oggi è famoso, Edoardo De Angelis, un bacio. Questa signorina, questa bellissima donna, perché puoi alzarti in piedi, la si può riprendere un attimo, guardate le sue forme, lei è veramente una pin-up. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firme las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Ho una storia un po' complicata da parte mia, però lo amo. Chi è che lo ami? Il mio fidanzato. Ma allora c'è un uomo, quindi per fortuna, meno male, quindi gli altri devono stare a casa, se no soffriranno. Raccontaci di questo uomo, la tua storia d'amore già ci piace, ci intriga, dici. È il mese di ottobre, il 31 ottobre conobbi questo ragazzo, mi ha portato a cena. Sono stato... Ad Halloween? Sì. L'hai stregato? Sempre, io strego sempre, come al solito. Lui ha 37 anni e sta aprendo un bar a Venafro. E quando aprirà questo bar andrò a vivere con lui. Logicamente voglio un figlio, voglio un'adozione. Ok, però prima dell'adozione, tu in questo bar farai la cassiera, la pasticcera? La cassiera. La mia famiglia attuale mi hanno accettato dal primo momento, sto benissimo, li amo, le mie sorelle, tutte. Ok, vorremmo sapere chi delle tue sorelle ti frega gli abiti, perché è un classico. La mia prima sorella, e anche l'altra, che hanno le chiavi della mia porta. Un bacio, Rossella, Katia e Sara. Noi vogliamo salutare Stefania Zambrano, Miss Trans Europa. Seguite sempre Stefania Zambrano perché ci sono tante news. Le Miss avranno tanto da fare, ci sono tanti impegni sociali soprattutto e non solo. La TN vi segue. Stefania pure, perché tu sei entrata a far parte di questa famiglia. Oltre al cinema ci sono altri progetti. E quindi, cara mia, Napoli ti ama e non solo, sarai con noi molto probabilmente anche tu in Olanda, Miss Trans, che abbiamo questo gemellaggio con l'Italia, e l'Olanda Miss Pride verrai con la tua bellissima fascia. Vogliamo salutare i nostri amici? Un bacio a tutti e seguitemi sempre. Despacito.